Come lo butto dentro? Io non lo butta dentro nessuno, guarda. Buongiorno, buonasera o buonanotte ragazzi, io sono Blit87 e siamo tornati sulla To The Diamond. Prima di iniziare, proprio come nell'altro episodio, cominceremo un po' a incantare un po' di oggetti che ho fatto, tra cui quest'altro piccone di diamante che ho fatto con i diamanti presi nello scorso episodio e gli stivaletti di ferro che ho fatto appunto con i livelli presi nello scorso episodio. Ho 22 livelli perché li ho farmati nella farm dei zombie lì in basso e quindi approfittiamo subito di questi 22 livelli e incantiamo al meglio i nostri oggetti. Partiamo al piccone di diamante, è quello più utile, quindi con questo qua, efficienza 2 e basta. Incantamenti di merda. Allora, strider di profondità 1, che cazzo è? Cos'è strider di profondità, ragazzi? Fatemelo sapere con un commento perché non so minimamente che significa. Boh, ce l'abbiamo fatto e ce lo teniamo. Ok, penso di aver finito con gli incantamenti e vado a lasciare tutta la roba che non mi serve, così vado di nuovo a sacrificarmi. Madonna, questa casa è la casa delle ceste, ci sono ceste ovunque e io non so più dove mettere la roba. Mi sa che devo prendere un'altra cesta da qua dentro, la metto qua, poi un giorno forse, come dico in ogni episodio, metterò a posto quello che c'è in giro. Ok, prendiamoci di nuovo tutto e oggi andremo a costruire la miniera perfetta di cui vi parlavo nello scorso episodio, con delle diramazioni precise così da trovare al meglio i materiali che mi servono per salire di livello, comunque i diamanti o quel che sia. Ora mi fai andare a dormire? Ok, diciamo che questa pozza d'acqua mi ispira fiducia e quindi io comincio a scavare con la mia pala efficienza 2 come un dannato verso il basso. Ok, siamo arrivati a un livello abbastanza basso. Qua vado a mettere un pozzo d'acqua in modo da potermici buttare poi in futuro senza problemi e poi farò più a fianco una scaletta. Intanto prendo la nuova acqua e ammazziamo questo zombie di merda. Ok, lo seguirei verso questo lato. Qua intanto mettiamo un muro perché tanto qua non mi serve questa zona. Proseguirei verso questo lato e inizierei a costruire la stanza. Ok, non facciamoci distrarre da queste piccolezze tipo il carbone e altre stronzate varie, maniere di scavare che ho io, e concentriamoci sulla costruzione della miniera fatta bene. Un po' noiosa questa prima fase di gioco, però facciamo che taglio e ci vediamo quando la stanza sarà completamente ultimata. A few moments later. E sono tornato a casa per farmi una doppia cesta, una doppia fornace e adesso ho fatto anche un tavolo da lavoro. Ok, è notte quindi andiamo a dormire e vi faccio vedere un po' come ho strutturato la miniera. Ho lasciato a casa la roba inutile, mi sono portato per sbaglio la carne cruda e le patate crude, ma in caso li metto a cuocere stesso qua sotto. Allora, c'è come vedete un doppio spazio per buttarsi, uno per buttarsi e uno per risalire. Si cade in una doppia pozza d'acqua e qua c'è una stanza che ho fatto abbastanza piccola, che poi comunque posso sempre continuare per di qua e diramare magari verso destra altri corridoi. L'importante è che cerco di tenere la cosa più ordinata possibile e senza fare troppa confusione. Allora, facciamo col piccone qua due buchi e mettiamo le due fornaci. Terra in basso davanti alle due fornaci ci mettiamo la crafting, perfetto, e al lato delle due fornaci ci mettiamo le ceste. Perfetto. Ciao! Adesso scegliamo una galleria da cui cominciare e ragazzi, dato che qua c'è già un buco fatto male, noi partiamo per la spedizione da questo lato, sperando di trovare qualcosa. Ho anche fatto il rifornimento di torce, che ne sai che scaviamo davvero tanto tempo e che troviamo qualcosa di importante. Momentaneamente però, come al solito, la redstone la fa da padrona e noi senza dubbio non la schifiamo. E c'è anche uno smeraldino, guarda quanto è bello. Questa serie sta prendendo una piega un po' lenta, ragazzi, quindi se avete qualcosa da consigliarmi accetto volentieri i vostri consigli. Spero che comunque, nonostante la lentezza, la serie vi stia piacendo e spero che mi supportiate con un commento, con un like, facendomi sapere appunto se la serie vi sta intrigando o se comunque c'è qualcosa da migliorare. Io accetto volentieri i consigli, anche le critiche, purché sia critica costruttive e trovi diamanti.
Allora, purtroppo piccone fortuna non ne ho, quindi ci arrangiamo col piccone normale. Sono anche parecchi, cazzo. Ecco qua. I primi 6 diamanti di oggi, quindi diciamo che la strategia del doppio tunnel funziona. Anche se sono stato abbastanza sculato, perché questo qua, ragazzi, è il primo tunnel che scavo. E prima di andare a morire ammazzato, io i diamanti li andrei anche a conservare. Vediamo poi a finale di questo episodio quanti diamanti avremo raccolto. Intanto è arrivata anche l'acqua, quindi qua c'è qualcosa di interessante. Via, spacca tutto. Guarda lo scheletro di merda. Stronzo puttaniere. Dove sta la spada? Lo stronzo di merda. Muori, muori, ok, morto. Ragazzi, questa zona qua ormai non penso porterà più nulla. Quindi di qua adesso momentaneamente è vietato scavare. Quindi scegliamo un altro percorso, dato che qua c'è già un buco. Uso la tecnica di prima e vado per di qua, che sostanzialmente è dritto dritto all'ingresso della caverna. Cosa c'è? Altra acqua. Il posto più brutto del mondo, ho trovato la miniera più orribile del mondo, non potevo trovare posto peggiore. E quindi a sto punto me ne vado di qua. Se anche di qua, ragazzi, c'è una pozza d'acqua, una pozza di lava, penso che potrei prenderla abbastanza male. Manco carbone in questo tunnel. Proprio guardate, un tunnel vuoto. Lo schifo sto tunnel. Carbone, lava, la lava come al solito, puttana lava di merda. Attento! Diciamo che potrei tranquillamente aggirarla facendo così. Giusto? No. Però io ho il mio bel secchio d'acqua e ce lo posso tranquillamente buttare dentro. Guardalo. Cade nella lava, muori bruciato, vaffanculo. È uno smeraldino per noi. Siamo già a 9 livelli, quindi siamo già sulla buona strada. Ho sentito roba brutta, roba molto brutta. Vai da retro. Ok. Oh cazzo! Paura fottuta! Dove sta sto stronzo di merda? Che paura al cazzo che mi ha fatto questo! Obiettivo sono i 15 livelli, così da avere tutta l'armatura finalmente in ferro. Così che magari riusciamo anche ad affrontare meglio le avversità. Ok, manca poco ai 15 livelli. Lascio la roba che deve cuocere, tipo il ferro. Dove è stato il ferro che ho preso? Solo questo di ferro ho preso, solo 14, che tristezza, pensavo molto di più sinceramente. Qua lasciamo questi, dovrei fare anche un inceneritore. No, magari qui al centro non è il massimo, quindi ce lo spostiamo qui dietro l'inceneritore, più lontano possibile da me, quindi qua adesso è zona inceneritore. Ecco qua pronto l'inceneritore e l'inceneritore servirà per smaltire tutti i ciottoli e le robe inutili che troviamo in miniera. Smaltiamo quest'ultima roba da smaltire, tipo questo e questo. Non è stata una buona idea questa miniera, forse mi conviene scendere un altro po'. Purtroppo non c'ho più le scale per risalire, e quello è il problema, però noi possiamo fare così. E trovo già il diamantino. Però questo diamantino è pericoloso perché potrebbe essere ricoperto da lava bastarda. E invece no, diamantino semplice semplice e ce lo prendiamo pure con tanta allegria e simpatia. Diciamo che scavare con tutta questa terra in mezzo alle palle è un po' difficile e complicato. Per fortuna c'ho la mia pala efficienza 2, qua c'è un pezzettino di ferro e noi ce lo prendiamo ancora ferro. Il diamante, attenzione, attenzione, questo non l'avevo visto. Bellissimo, perfetto, senza manco tanti problemi. Bene, sta andando di culo, ragazzi, eh. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new. Una noia inimmaginabile a scavare senza parlare perché non so cosa dire, ragazzi. Magari potremmo sfruttare questa serie per farci due chiacchiere, tipo un vlog. Quindi, ragazzi, scrivetemi un argomento nei commenti per discutere nel prossimo video della To The Diamond. Così, magari mentre scaviamo nella ricerca di minerale o comunque mentre creo le stanze della miniera, ho qualcosa di cui parlarvi. Sapete che vi dico? Io mi prendo questa redstone, arrivo ai miei 15 bei livelli e vado a fare il sacrificio per avere anche l'elmo di ferro, così da avere l'armatura completamente di ferro.
qua mettiamo questi, ragazzi, 13 diamanti e una sola spedizione, quindi grande botte di culo qui. Ok, torniamo a casa e passiamo l'elmetto dalla pelle barra oro al ferro, così da avere l'armatura completamente di ferro, ragazzi. Ok, elmetto d'oro alla mano, ragazzi, siamo pronti per fare questo ennesimo sacrificio. Dico addio all'elmetto d'oro, tra l'altro è anche un elmetto d'oro incantato. Do addio ai miei 15 livelli e noi ci vediamo quando avrò l'elmetto di ferro. Pronti con l'elmetto di ferro in mano, indossiamolo, ragazzi, e abbiamo ottenuto l'ultimo pezzo dell'armatura di ferro che ci serviva. Prendiamo tutta l'armatura e facciamoci fighi atteggiandoci con i mostri. Logicamente dovrò incantare anche questo pezzo, però momentaneamente, ragazzi, posso dire che siamo a buon punto con la serie. Prossimo obiettivo, ragazzi, saranno 20 livelli per fare l'ascia di ferro. Quindi io per il momento vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi!